boia, che pisellone enorme, mamma mia, sei bellissimo Frato, mamma mia che piselloni, wow. Amigos, come state ragazzi? Spero tutto bien. Oh, un po' freschino, c'è un tempaccio di merda, ma non ci arrendiamo. Qui vanno fatti video, bisogna macinare, quindi siamo usciti in questa splendida giornata di merda. Ma poteva andare peggio. Siamo qui oggi riuniti, sì, che cazzo sono un prete, vabbè, siamo qui oggi riuniti per fare questo splendido video, un favoloso test ridings di un tiemino particolare, di un'annata particolare, bello goloso. Ed ecco a voi il fantastico mezzo, no, non è vero, è quello. Anzi no, che cazzo dico, per la pancia insomma, che è un HGS. Ok, sono tornato. Volevo dire, sono tornato in giù giusto per fare la clip per YouTube perché sono un po' pazzerello. Dopo questa brevissima introduzione, insomma, con effetti speciali, editing e altro, in realtà il video farà cacare, vi volevo dire che questa botina è del mio caro amico, nonché fotografo, David. Seguitelo su Instagram, mi raccomando, perché... Ah, come faccio a parlare con questa bestiolina sotto il culo? Con la guida sul motard, perché non mi ricordo proprio più come si fa. In un'epoca lontana e passata, per chi mi segue saprà che avevo un HM una volta e pure un KX, ma si parla di davvero tanto tempo fa, ormai quelli sono tempi bui e passati, quindi non mi ricordo bene com'è che si mangia
maneggia un aggeggio del genere. Quindi piano con le critiche. Poi insomma, la strada che sto percorrendo non è che sia una delle migliori, però insomma il tempo fa un po' cacare, come detto all'inizio, e non volevo rischiare che scendesse giù un acquazzone e buttassi via il mio tempo a registrare in mezzo alla pioggia, quindi sono andato vicino a casa e niente, questo che ci offre madre natura. SMR del 2006, quindi comunque un motore vecchiotto, ha quasi 20 anni, insomma non è molto recente, però c'è da dire che DM sfornava dei motori, mamma mia, sentite qua. Niente male, devo dire. Ripeto, pur avendo comunque lo scarico originale, come si va in moto, non mi odiate ragazzi, non mi odiate per favore. Mi sono alzata, porca troia. Direi che possiamo anche tornare in giro. Allora, voglio ripetere, non mi ricordo com'è che si guida un motard. Sono anni che non lo guido, ogni tanto sì, li provo, eccetera, eccetera, ma non ce l'ho perennemente sotto il culo per ricordarmi alla perfezione la guida, la postura, eccetera, eccetera. Ricordo che comunque sotto il culo c'è un Phantom da 2 cavalli e mezzo, uno zoppica, insomma, quindi per farvi capire la situazione. Però ecco, vi darò comunque le mie impressioni. È una moto che va davvero forte, davvero davvero forte, non sto scherzando. Molti criticano molti criticano TM dicendo ma grippa. È vero, grippa, però oltre che a grippare va comunque forte.
di 125 io ne ho provati, oppure ho provato il TM125 a iniezione. È tutta un'altra cosa rispetto al TM125 a carburatore. Come già detto prima, questa moto è del 2006 e in quegli anni tra l'altro TM spingeva anche tanto su go-kart, e quindi mi sa che si è buttata giù qualche pasticca anche per riuscire a spingere bene i motori sulle moto. È una moto che comunque ne ha tanto, se tenuta ad alti giri, perché comunque ricordiamoci, nasce per strada, è un SMR, quindi i rapporti sono quelli che sono, cioè è studiata per andare su strada. La cosa assurda, che in realtà assurda non è, è tanto per dire, perché sono io un coglione, dico assurda, è dalla prima alla quinta le marce sono medie a livello di rapporti, nel senso il motore sale di giri in una certa maniera. Butti giù la sesta, magari sei a 100 km orari, fino a 150 non sale di giri, è una roba assurda la sesta. Prima l'ho buttata un attimo, vi giuro, pensavo di essere salito di 3 marce per quanto non saliva di giri. Dovevo fare un attimo una sturatina, perché sennò qui si incolpa. Tra l'altro il proprietario ha cambiato cilindro, però sotto c'è il cilindro bello, lucidato, cromato, nuovo, che ne ha ancora di ore. E sentite qua come cazzo spinge! Provare un TM e dopo 10 minuti non aver ancora grippato, è una roba assurda, vi giuro, mi riempie di gioia questa cosa. Incrociamo le dita, tocchiamoci le palline, perché non si sa mai, ecco. Niente ragazzi, il test ride finisce qui. Io spero che comunque vi sia piaciuto come video, un po' alternativo rispetto al solito, in realtà mica tanto. Insomma, il test ride 1 l'abbiamo già fatto sul canale e devo dire che è andato davvero bene. Se anche questo dovesse andare bene, ne farò altri. E niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia garbato. Se volete alti o bassi, altri test rides, fatemelo sapere nei commenti, ma soprattutto con quale mezzo. Vi invito a iscrivervi al canale, cosa molto importante perché vorrei crescere tanto, a mettere un like al video e soprattutto a commentare, ripeto, con qualsiasi mezzo che vorreste vedere sul canale. Vabbè ragazzi, dai, sto impazzendo, ci vediamo al prossimo video, bella!